18 le reti nella sesta di ritorno della Serie B, 2 gli 0-0 tra Campobasso e Genoa e tra Lecce e Pescara, una delle sfide al vertice di questo turno. L'altra sfida a Cesena si è risolta a favore dei bianconeri romagnoli, che hanno sconfitto e agganciato al vertice la capolista Messina. In vantaggio il Cesena rivolta al 37esimo su preciso colpo di testa di Bordin. Il raddoppio per il 2-0 finale nella ripresa a 3 minuti dal termine, autore Sanguin direttamente su calcio di punizione da 30 metri. Sugli sviluppi di un calcio di punizione anche il gol che a Catania ha dato la vittoria agli Etnei sulla Lazio. Al secondo minuto batte Braglia, riprende di testa Garzieri che supera Terraneo. Si è giocato su un terreno reso pesantissimo dalla pioggia. Analoga azione a Trieste per il vantaggio del Bari sui Giuliani. Il calcio di punizione è dell'inglese Cowans, di testa il connazionale Rideout anticipa un difensore e realizza. 26esimo del primo tempo. Il pareggio della Triestina alla mezz'ora della ripresa con uno spunto dell'anziano Causio che ha fatto ricordare i suoi tempi migliori. 1-1 e sempre appaiata a 24 punti le due formazioni. Nella ripresa i due gol della vittoria della Cremonese sul Cagliari. Al quarto lancio di Chiorri per Gualco che tira la palla diretta a rete, colpisce il cagliaritano Maritozzi e va nel sacco. Il raddoppio a 3 minuti dal termine, su rigore Nicoletti viene atterrato in area da Venturi, lo stesso attaccante realizza dal dischetto e si porta a 11 gol nella graduatoria dei marcatori a fianco del tarantino De Vittis. In parità 2-2 è finito Vicenza-Bologna sul campo dei Veneti, padroni di casa in formazione rimaneggiata sono passati in vantaggio al 21esimo su rigore concesso per atterramento in area di Messierzi da parte di Villa. Rondon non sbaglia dagli 11 metri. 4 minuti dopo i rossoblù e Emiliani pareggiano con Pradella pronto a riprendere la respinta della barriera su punizione. Al quarto d'ora della ripresa il Bologna si porta addirittura in vantaggio con Stringara che sfrutta una punizione. Per rimediare ad una sconfitta che li avrebbe fatti precipitare in classifica, i vicentini hanno dovuto attendere proprio il 90esimo. Realizza Savino. Il Pisa è passato per 2-0 sul terreno della San Benedettese, si porta un punto dalle tre di testa, al 13esimo della ripresa del primo gol autore Sclosa che sorprende il portiere Ferron. Dopo un rigore reclamato dai marchigiani al 43esimo Mariani segna il raddoppio per i toscani. Quattro gol e tre rigori in Arezzo-Modena, Emiliani in vantaggio con Frutti al quinto minuto. Al 26esimo il pareggio dell'Arezzo con Ruotolo che di tacco ha deviato una punizione di Dell'Anno. Al 39esimo possibilità per il Modena di riportarsi in vantaggio, rigore concesso per atterramento di Bergamo, ma il tiro dal dischetto di Frutti colpisce in pieno il palo. Ancora un rigore per gli ospiti al quinto della ripresa, questa volta il fallo è ancora su Bergamo. I Frutti fa centro. Al 44esimo terzo rigore, stavolta per fallo su Pagliari. Ugolotti realizza il pari. Manca la nostra rassegna il gol della vittoria del Parma sul Taranto 1-1.